Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme questa fantastica torta pandoro al cacao senza glutine e senza lievitazione. Una torta al cacao profumata, veloce e buonissima. Venite con me in cucina e vediamo cosa serve per preparare questa torta pandoro. Allora, per prima cosa vado a dividere le uova, i tuorli in una ciotola e gli albumi in un'altra ciotola. 6 uova. Metto da parte i tuorli e vado a montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. Ok, gli albumi sono pronti, sono montati a neve, adesso vado a montare i tuorli. Vado ad aggiungere ai tuorli 200 g di zucchero semolato e continuo a montare con le fruste fino a renderle chiare e spumose. Adesso vado ad aggiungere 110 ml di olio di semi di girasole , 40 ml di latte e 160 ml di succo d'arancia, 2 arance spremute. Incorporare 220 g di farina senza glutine per pane, nel mio caso uso la Biaglut, vado ad aggiungere 30 g di cacao amaro. Incorporare gli albumi montati a neve, li vado ad aggiungere un po' per volta e mescolo dal basso verso l'alto. Infine vado ad aggiungere una bustina di lievito vanigliato. Ok, l'impasto è pronto. Ho imburrato e infarinato uno stampo da pandoro da 800 g e adesso vado a versare l'impasto all'interno.
Adesso lo faccio cuocere a 180 gradi per circa 45-50 minuti. Vale sempre la prova a secchino, che vi consiglio di farla dopo 40 minuti. A dopo! Ed eccola qui, la mia torta Pandoro al cacao è pronta. Adesso la vado a decorare con un po' di zucchero a velo. L'ho lasciato raffreddare bene prima di toglierlo dallo stampo e l'ho capovolto sul piatto. E adesso taglio una fetta così vi faccio vedere com'è l'interno. È ancora un po' tiepido. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provatelo mi raccomando e fatemi sapere cosa ne pensate. Non sarà il classico pandoro, ma è una furba alternativa. E poi è veloce, facilissimo ed è anche molto buono. È infatti ancora caldo e c'è il fumo. Guardate l'interno, come ho già detto deve raffreddarsi bene bene. Il profumo è inebriante. A presto con un nuovo video, ciao a tutti!